Ciao ragazzi, io sono Silvia dell'Epifit di Perugia e oggi vediamo la terza parte della nostra big routine per la festa che faremo alla fine di questa quarantena. Siete pronti? Iniziamo! La nostra terza e ultima parte della coreografia inizia con il jukebox, che è questo passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo facciamo una volta e poi andremo a fare degli step. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto andiamo avanti e indietro con degli step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ripetiamo un'altra volta il jukebox. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A questo punto faremo gli alleluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dopodiché ci saranno quattro ottavi in cui ci muoveremo liberi nello spazio. I leader faranno un movimento e le follower un altro movimento. Abbiamo scelto questo per diversificare e rendere ancora più dinamica tutta la coreografia. Quindi i leader faranno questo movimento. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per quattro ottavi. Le follower invece. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre per la stessa frase musicale. Alla fine di questa camminata ci sarà un'altra frase musicale dove vedremo un passo che si chiama opposite. Quindi le braccia e le gambe si muovono in maniera appunto opposta. Inizieremo andando con il bacino in avanti, quindi 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A questo punto inseriremo un passo, un movimento chiamato Hitches. Quindi ci toccheremo il corpo come se ci prudesse tutto, come se avessimo appunto le pulci. Quindi lo faremo per un ottavo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al 7 faremo un bel salto liberatorio verso l'alto. Gli Hitches possiamo anche farli ruotando su noi stessi e muovendoci nello spazio, assolutamente liberi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo questo salto correremo a cercare un partner per finalmente poter ballare in coppia, liberamente, non coreografati, fino alla fine della canzone. Prima di farvi vedere la terza parte della routine di spalle con il conteggio, dovete sapere che le prime due parti si ripetono esattamente identiche per due volte. Quindi le prime due parti le facciamo per due volte consecutive per poi iniziare questa terza parte. E tra il muoversi liberi nello spazio di leader e follower e gli opposite, ripeteremo ancora una parte che abbiamo visto nella seconda routine con Martina, che è quella che inizia col follow the law. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muoviamoci nello spazio, leader in questa maniera. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Follower. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 ottavi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E corriamo verso il nostro partner. Bene, dopo i conteggi, vediamo la routine sulla musica. My baby can only turn my drama cage away. My baby can pop, 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 pop,
again. Ooh, ooh, again. Oh, ooh, again. Ooh, oh, mm, oh. Woo! My baby girl dance. Bene, la routine è completa. Ora avete tutti gli strumenti per impararla e speriamo di farla insieme al più presto alla nostra big festa. Ma continuate a seguire la pagina Facebook di Happy Feet Swing and School, perché settimana prossima ci sarà un video completo di tutta la routine. A presto!